La Polizia di Stato di Torino ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino per 11 rapine e furti con strappo nei confronti del pluripregiudicato Stolder Raffaele, nato a Napoli nel 1986 e residente a Napoli. Gli inequivocabili elementi emersi hanno permesso di identificare Stolder e il complice Giuliano Nunzio, nato a Napoli nel 1982 e deceduto a Torino nel dicembre 2018 in un incidente durante una fuga dalla polizia, quali autori di numerose rapine e furti con strappo di Rolex consumati in Torino dal maggio del 2018. Sono stati presi in esame ben 24 fatti delittuosi commessi in diversi periodi di tempo. È stato accertato il coinvolgimento di Stolder e di Giuliano in almeno 11 di questi episodi. Sono stati identificati e indagati anche soggetti che fornivano un sicuro appoggio logistico a Torino e agli autori delle rapine, residenti a Napoli, garantendo una dimora e un box auto, utilizzato per nascondere i motoveicoli, privi di copertura assicurativa e intestati ad un prestanome, utilizzati durante l'attività delittuosa.